Ok, siamo con Serena Brancale, Baccalà Tour, Cerignola. Come ti senti, Serena? Felice perché sono a casa, sono in Puglia e quando è andata qua io a casa, nella terra mia, è tutto più semplice anche raccontare le storie della zia di Baccalà, tutto il dialetto, quindi sono felice. Ho mangiato benissimo. Baccalà Tour, il baccalà, il simbolo, l'emblema del tuo successo. Però che cos'è il baccalà di Serena Brancale? In realtà è una rima, è qualcosa che avesse assonanza col baile funk, quindi baccalà era qualcosa che era perfetta con la rima del groove del brano, perché baccalà non è barese, baccalà è lo stoccafisso, si fa, si cucina, ma non è un piatto tipico barese. Quindi perché mi piaceva mettere qualcosa di popolare, facile, per chiudere una rima in un ritmo che è quello brasiliano. Quindi per me il baccalà è un successo, una parola magica che ha creato qualcosa di importante per la mia carriera. Però io più che baccalà penserei alla rima e al suono della parola. Nei tuoi brani c'è spesso il suono del dialetto. Pensi che il dialetto vada a influire, vada a limitare o ad amplificare la risonanza che un artista può avere? Allora, il dialetto in questo momento è un'arma fondamentale per i cantautori. Tutti cercano di trovare la chiave più sincera possibile con la propria terra per raccontare le proprie canzoni. Quindi chi lo fa in siciliano è come Marco Castello, chi lo fa in barese e io ci sguazzo in questo, chi lo fa in napoletano come Grande Geolier. E secondo me il dialetto è un modo ancora più vero e crudo per cantare la propria origine, quindi è una chiave importante che piano piano la scopri, perché all'inizio non ci fai tanto caso a quanto sia importante il tuo dialetto, magari lo nascondi pure, che sia cadenza o dialetto barese, napoletano, ti vergogni, no? Non capisci quanto sia prezioso invece il dialetto, piano piano invece ti rendi conto che fa parte della tua ricchezza.